Non riusciva a respirare, ma ha rifiutato l'ossigeno e l'intubazione. E l'avete portata sul tapis roulant. Così risulta che le abbiamo dato l'ossigeno per un normale elettrocardiogramma sotto sforzo. Lei inizia a respirare di nuovo e il suo capo lo scrive sulla cartella. Chi ha avuto l'idea? L'abbiamo deciso insieme. Non è mai così. Quanti anni avevi quando tuo fratello se n'è andato di casa? Perché crede che... Perché non mi rispondi? È tua madre che ha voluto il divorzio? Sarebbe bene concentrarci sui polmoni del paziente. Sei wiccana? Non riesce a respirare. Ok, non muoverti. Che cosa fa? Auscultazione cardiopolmonare. Richiede un buon orecchio. Non hai mai avuto molti amici, per scelta... Sente qualcosa mentre parla? Non solo rileva ogni dettaglio strutturale, ma anche le piccole masse profonde. Basta scherzare. O qui c'è un cancro al polmone oppure una sclerosi tuberosa. Bisogna aprire e fare una biopsia. Non voglio. Resta la cicatrice e alla NASA scoprono che ho qualcosa. Non ho mai suonato con Springsteen, né mai dormito con la Pfeiffer. Vai avanti per anni senza sogni, ma senza i polmoni. Trovi la soluzione. Ok, continua a ripetertelo con convinzione e non morirai. Trovi lei la soluzione.